Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Oggi puntata speciale di Vippissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo mondiale preferita, nata da una costola del vostro più famoso e ben amato Tubissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo youtubiano preferita. Allora, prima di iniziare con l'argomento di oggi, scusatemi per il viso. Lo so che lo dico sempre, ma oggi veramente scusatemi perché ho iniziato veramente l'anno nel migliore dei modi, con un po' di Square House. Non so se vi può interessare questa bellissima notizia, però comunque è questo, quindi sono un po' costipato. Anyway, oggi ho la tuta di Chiara Ferragnina, non così a caso, ma perché proprio dei Ferragnez andremo a parlare in questa puntata speciale di Vippissima. Quindi vado a prendere il mio iPhone dove ho scritto tutte le informazioni, perché oggi faremo i conti in tasca alla nuova coppiettina d'America italiana, appunto, di Chiara Ferragni e Fedez, perché in questi giorni, questa settimana, cioè la scorsa settimana, hanno iniziato la loro luna di miele, finally, finalmente, sono volati alle Maldive. E quindi adesso io vi dico quanto su per giù hanno speso per tutta la loro bellissima luna di miele, che ovviamente minuto per minuto ci fanno vedere su Instagram tramite le stories. Ma poi parleremo anche delle varie polemiche che, come sempre in Italia, succede. Ogni qualvolta che qualcuno fa qualcosa, c'è gente che rosica e rompe cazzo. Allora, Fanpage ha fatto un po' i conti in tasca ai Ferragnez, notizia che poi è stata ripresa dai vari blog, e quindi l'ho ripresa anch'io perché ovviamente il mio Vippissima è sempre informato sulle ultime novità di gossip. Allora, loro sono volati per Kodadu Maldives Private Island, che è praticamente un complesso di sole 15 camere, quindi super privato, super esclusivo, in mezzo al mare. Sapete tutti quelli, gli influencer che ci fanno vedere che sono alle Maldive, che hanno la casa praticamente sul mare e ci fanno invidiare tutti noi poveri comuni mortali? Loro sono lì praticamente, e oltre alla loro stanza ovviamente privata, che deve essere una specie di casettina alla fin fine, hanno piscina privata come se servisse dato il mare che c'è alle Maldive, hanno l'accesso alla spa, hanno all inclusive, tutte le bevande, tutti gli snack, i cibi che loro preferiscono. E come fanno secondo voi ad ordinare le cose da mangiare e da bere? Con un campanellino, con uno schiocco di dita, e viene poi il servo che ti viene a dare le cose? No! Hanno un iPad privato in cui possono prendere tutte le ordinazioni possibili. Allora, in tutto questo ambaradam di lusso sfrenato in mezzo al nulla, perché poi alle Maldive non c'è nulla, quindi sì, ci puoi stare 6 giorni, 7, a rilassarti un pochino, ma poi te ne devi andare via perché non c'è nulla alle Maldive. Sono solo invidioso perché io ancora non ci sono mai stato e probabilmente mai ci andrò, ma mai dire mai nella vita. Loro dovrebbero aver speso per 6 giorni, cioè 6 notti, e quindi 6 notti e 7 giorni, qualcosa del genere, insomma, 28.000 euro totali, che fanno 14.000 euro a testa e che su per giù sarebbero 2.000 euro al giorno. Pazzeccole, insomma, che praticamente, facciamo conto, loro ci sono stati 6 notti, hanno speso 28.000 euro, praticamente la chiarona nostra nazionale ha ripreso tutti quei soldi pubblicando una foto advertising su Instagram, quindi benissimo, adoro, è una cosa assurda, bene, adoro, adoro, adoro. Però la cosa che mi ha incuriosito più di tutti è stato praticamente, io seguendo Chiara ho visto tramite stories che loro un giorno sono andati a mangiare in questo ristorante che praticamente è tipo un igloo, e dove c'è dentro il ristorante, ma fuori sei praticamente immerso nel mare, vedi tutti i pesci, è una cosa bellissima. Io l'avevo vista solo a Futurama questa cosa, sono un po' ignorante ragazzi, però non l'avevo mai vista una cosa del genere, quindi ho detto no, carino, però chissà quanto costa cenare lì in un posto del genere. Il posto si chiama Ita Undersea Restaurant e, ragazzi, un menù normale con aperitivo e piatto principale con dessert, sorbetto e bevande varie costa all'incirca, su per giù, 160 euro a persona. Quindi sì,
È abbastanza, perché quante scene sono da McDonald's? Sono tipo 10 scene al McDonald's. Però non è nemmeno tutto questo gran chissà che. Io mi aspettavo, lo so, 500 euro a persona, una cosa così, perché boh, evidentemente sono fuori dal mondo. Però questi soldi diventano 200 euro a persona se nel piatto principale scegliete l'aragosta. Tutto qui, adoro. 40 euro in più per una aragosta, che ovviamente è un cibo molto prelibato e pregiato, e quindi lo fanno pagare di più. Io mi aspettavo onestamente molto di più, però ci può stare, dai. Ci può stare. Detto questo, adesso passiamo alle polemiche, perché da quando è nato Leone, che tra le altre cose è bellissimo, ragazzi, un figlio così bello non l'avevo mai visto, ci sono sempre polemiche su polemiche su polemiche su qualsiasi cosa che fanno i Ferragnez. Tipo, l'ultima polemica di adesso è questa: sono partiti per la luna di miele, hanno lasciato Leone a casa con i nonni, ovviamente, e quindi ci sono stati tantissimi commenti sotto le loro varie foto su Instagram che praticamente gli andavano contro, dicendo: ma voi avete lasciato il piccolo Leone da solo, è appena nato, ha pochi mesi, e invece di stare con lui avete preso e vi siete andati a fare questo viaggio da soli, potevate portarlo con voi. Oh, ragazzi, a parte il fatto che palle, sempre a fa polemica su tutto, io non ne posso più. Ora, non perché è Chiara o è Fedez, ma ragazzi, ma la vita degli altri, ma ok, dite le cose, ma non a offendere o sempre a criticare o sempre ad essere invidiosi. Basta, non vi va bene, non seguite le persone. Fatto sta che Chiara risponde a queste polemiche anche in modo degno e egregiamente studiata la risposta, dicendo: oh, ragazzi, ma scusate, innanzitutto, dato che, come dite voi, il bambino non ha nemmeno un anno d'età, vi sembra normale sballottolarlo da un posto all'altro, fargli fare, boh, 20 ore di viaggio in aereo con i vari cambi e tutto quanto? Ci siamo resi conto che non è una cosa molto consona per un neonato, e abbiamo deciso, che tra le altre cose è anche la nostra luna di miele, di prenderci questi giorni da sole. Comunque il bambino non sta con le babysitter, ma è con la famiglia, con i nonni, e quindi non vedo quali siano tutti questi problemi possibili. E allora poi hanno risposto: sì, ma la famiglia, la mamma, il babbo non è uguale ai nonni. Ragazzi, vi posso rispondere io a questa cosa: ben venga la famiglia con i nonni, ben venga il figlio che sta con i nonni, se ce li ha, fa benissimo, perché i nonni sono la cosa più bella del mondo, più importante del mondo, e che possono soprattutto insegnare tantissimo ai nipoti, e soprattutto gli vogliono tantissimo bene, ancora di più dei propri figli. Non so se mi spiego, i nonni vogliono ancora più bene ai nipoti che ai figli. Io, cioè, lo so per esperienza, perché comunque praticamente vivo con mia nonna, che è tutta la mia vita, tra le altre cose. Quindi io dico: basta polemiche, avete rotto il cazzo. Io sono felicissimo che, per esempio, Leone in questo caso, ma molti figli, passano molto tempo con i nonni, perché è un grande tesoro avere dei nonni che danno una mano e che stanno con i nipoti e che magari gli possono insegnare tutta l'esperienza che negli anni hanno accumulato, appunto, i nonni. Vi faccio un off topic, un PS piccolino. Io ho passato molto tempo da piccolo dai miei nonni, in compagnia dei miei nonni, perché i miei genitori lavoravano, non c'erano quasi mai a casa, e sono stato molto contento, perché grazie, non lo so, cioè, secondo me ho questo tesoro in più che moltissime persone vorrebbero avere, ma che in realtà, purtroppo, per la vita, perché magari hai nonni che sono deceduti, o magari ci sono situazioni familiari in cui i nonni sono lontani e quindi non possono viversi i nipoti appieno, o magari ci sono le famiglie che hanno litigato e quindi sono divise e quindi i nipoti non possono passare del tempo con i nonni. Io ho avuto la possibilità, e secondo me questo vale tantissimo nella vita, di passare molto tempo insieme ai miei nonni. Fortunatamente li ho ancora
ancora tutti e quattro, e quindi secondo me è un bagaglio di esperienza, possiamo dire, ma anche d'amore e moltissime altre cose in più che molte altre persone non hanno. E quindi, prima di fare polemica del figlio che deve stare con la mamma e col babbo, piuttosto che con le babysitter, piuttosto che, se non sapete le cose, state zitti, punto. Chiudo adesso con una cosa un po' più frizzicarella, dicendo: Chiara, ok, sei alle Maldive, ok che nel frattempo stai sponsorizzando i tuoi nuovi costumi da bagno, però ha rotto cazzo di pensare solo alle donne, perché non fai anche qualcosa per noi maschietti? Ti muovi? E poi perché non hai messo like alla mia ultima foto dove sponsorizzo questa bellissima felpa tuta totale, perché ho anche i pantaloni, che mi mettono like tutti? Te no, ce l'hai con me? Io che voglio fare da modello sul tuo sito, vi immaginate io che sponsorizzo la roba di Chiara così sul suo sito come modello invece di quei manichini senza arte né parte nel suo sito? Chiama me! Ora basta con questo sclero, e per oggi è tutto. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se il prezzo o i prezzi che vi ho detto di questa luna di miele sono tanti, ragazzi, perché sono tanti, 28.000 euro per 6 notti sono tanti, però se vi aspettavate un qualcosa di più, dato il loro, lo sappiamo, il loro guadagno milionario ogni anno, oppure va bene secondo voi? E cosa ne pensate di tutte queste polemiche sterili? Andatemi a seguire anche su Instagram, iscrivetevi al mio canale, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!